non c'è un testo, però fatto la sostanza. Sul tavolo la mozione di sfiducia. In chiaro non lo dice nessuno. Io l'ho detto, mi pare. Confidiamo sempre che la notte porti consiglio, però direi che obiettivamente ormai domani, dopodomani al massimo, non so i tempi della commissione, arriveremo a un voto. Noi abbiamo l'emendamento di Lucia Annibali, ci sembra un buon punto di mediazione, ragionevole dire prendiamoci del tempo per trovare un modo per far funzionare meglio i processi penali, per farli andare davvero rapidamente. L'abbiamo messo sul tavolo da tempo, sono mesi che diciamo che la riforma Bonafede Salvini non ci convince. Noi lasciamo sempre, diciamo, aperta la possibilità che si possa trovare un punto d'incontro, ma mi pare obiettivamente ormai difficile. Certo non può essere il Conte bis il punto d'incontro per noi, ecco. Andiamo con la convinzione di aver scelto la linea giusta sulla prescrizione e su questa linea noi ci muoveremo fino in fondo senza mediazioni al ribasso possibile. Oggi la soluzione che è stata messa in campo è considerata incostituzionale da chiunque ne abbia cognizione sotto un profilo giuridico e quindi noi non la consideriamo accettabile, in particolare inserita all'interno di un decreto legge. Su questo saremo conseguenti, se ci sono provocazioni risponderemo con provocazioni. La mediazione non significa mettere il baratto tra i diritti dei cittadini e la composizione del governo, questo non esiste, per noi questo non va bene, lo abbiamo detto al Presidente, lo abbiamo ribadito, il nostro gruppo è fermamente convinto che su questa materia bisogna insistere perché noi riteniamo che questo Paese abbia tutto il diritto di vedere i processi che iniziano e che finiscono. Ci sono tutte le condizioni perché il Presidente Conte evita questa situazione. Il lodo Conte bis per noi non è accettabile, non è votabile. Lo abbiamo detto al vertice di maggioranza, lo abbiamo ribadito in questi giorni, ma semplicemente perché non migliora le storture che già aveva la prima proposta. Diciamo, ormai ci siamo persi con tutti questi lodi. Sostanzialmente mantiene il principio che condannati e assolti in primo grado hanno un trattamento diverso. Rimane il principio che di fatto si interrompe, quindi si cancella la prescrizione dopo il primo grado per i condannati. Io credo che ci sia un problema oggettivo, così non tuteliamo soprattutto le vittime dei reati. Perché siete pronti alla sfiducia? La resa di giustizia di una vittima dei reati non viene soddisfatta. La mozione di sfiducia è in grazie, buona serata. Vediamo quello che succede domani.